Reazione a catena. Volano sgabelli. Le lacrime delle amiche in onda. Le amiche in onda sono le attuali campionesse di Reazione a catena. Valeria, Donatella e Mariluna sono approdate nel programma, soffiando il titolo ai tre a metà, ma non solo. Le tre concorrenti, infatti, hanno iniziato alla grande, indovinando anche la parola vincente. Nella puntata le amiche in onda hanno affrontato le ciao bebè. Parliamo di Maddalena, Letizia e Speranza, tre ostetriche di Orvieto. Marco Liorni, dopo aver salutato il pubblico e presentato le squadre, ha dato inizio alla competizione con il gioco del caccia alla parola. Successivamente le concorrenti hanno gareggiato nelle catene musicali. Una manche molto equilibrata, conclusa in perfetta parità. Le due squadre si sono poi confrontate nel gioco del quando, dove, come, perché e, subito dopo nel 4 per 1. Una partita davvero avvincente proseguita con l'una tira l'altra, step in cui le tre ostetriche ombre hanno avuto la meglio, portando il loro montepremi a quota 97.000 euro contro i 48.000 delle amiche in onda. Queste, però, hanno risolto la zotta assicurandosi 5 preziosissimi secondi in più nell'intesa vincente. Mariluna, Valeria e Donatella hanno dimostrato ancora una volta la loro abilità, indovinando ben 17 parole. Troppe per le sfidanti, che pur essendo state bravissime nei giochi precedenti, si sono fermate a 4 punti. Le campionesse si sono, quindi, riconfermate tali, accedendo all'ultima catena, con un montepremi pari a 95.000 euro. Le amiche in onda non hanno mai dimezzato la cifra, almeno fino al momento dell'ultima parola, quando hanno deciso di acquistare il terzo elemento. 47.500 euro, era questo il valore della parola vincente, che collegava centro a Spagna. Le giovani concorrenti hanno optato per Movida e, quando il conduttore ha annunciato che la risposta era esatta, sono scese immediatamente dagli sgabelli. Travolte da una grande emozione, si sono abbracciate versando lacrime di gioia. Le nuove campionesse di Reazione a catena hanno scelto il soprannome Le Amiche in Onda, in virtù del grande legame che le unisce alla passione per il mare. Fin dall'inizio hanno dimostrato un grande affiatamento, soprattutto nel gioco dell'intesa vincente. È questa la sfida decisiva, quella che decreta la squadra campione in base al numero di parole indovinate. Il risultato finale dipende da un costante allenamento e da una grande sinergia. Ovviamente, una buona padronanza della lingua italiana completa il quadro, come nel caso delle campionesse. Ma cosa sappiamo di loro? Valeria Rizzo e Mariluna De Leonardis provengono da Castro, nel Salento. Donatella Farina, pugliese di adozione, ha origini lucane ed è una ricercatrice sanitaria. Adora leggere e ha una passione per la scienza e la musica. Le tre amiche si sono distinte già alla loro prima partecipazione, vincendo 16.250 euro, ai quali vanno sommati i 47.500 euro. 63.750 euro in gettoni, un gran bel bottino per il trio pugliese. Mariluna, Donatella e Valeria hanno già conquistato il pubblico, che tifa per loro. Del resto hanno tutte le carte in regola per fermarsi a lungo nel programma, vinceranno ancora? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.